si può vincere. Elezioni europee 2024. Manteniamo una politica romanocentrica e liberticida che sta facendo saltare il sistema italiano e che ci rende deboli nel sistema europeo. Quindi questo progetto non è altro che contaminare di democrazia questo sistema oligarchico. Ecco qual è la risposta a chi è incuriosito del perché noi. Ed è ovvio che il nostro è il messaggio più bello in questa competizione elettorale. Questa sfida diventa un sogno che si realizza, il sogno di libertà. L'8 e il 9 giugno andiamo a votare per noi, andiamo a votare per la lista Libertà. Elezioni europee 2024. Alla COP, per dare il meglio ai vostri cani e gatti, ci siamo messi nei loro panni. Per questo abbiamo creato nuove linee per la loro nutrizione, diverse per età, peso e stile di vita. Scoprite quella più adatta al vostro amico peloso. La COP sei tu. Bentrovati amici, l'appuntamento con Telebrea Canale 89, l'informazione, quella che secondo me diciamo è reale, perché non è che gli altri fanno male, ci mancherebbe altro, ma noi raccontiamo certe verità. E allora parliamo dei fondi di sviluppo e coesione, circa 200 milioni alla provincia di Ragusa, ma 6 miliardi, anzi meno, 5 miliardi in tutta la Sicilia, un po' diciamo distribuito in vari province, e un po' tutti si sono lamentati perché, come si suol dire, poco a tutti, sì, dice non fa male a nessuno, ma non accontenti nessuno. In particolare la situazione di Ragusa, dove il sindaco è stato attaccato più volte, ma ne parleremo, perché alla fine al capoluogo sono arrivati appena 2 milioni e spiccioli, e quindi lui poi ha tentato di difendersi, e di questo parleremo. Iniziamo invece con i soldi veri, quelli che per esempio vanno all'aeroporto di Comiso. La SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto, secondo me non benissimo per evidenti risultati, non siamo qui a dire che vanno benissimo, mi pare che non lo vanno, che non lo fanno, quindi ha detto grazie al sindaco, il sindaco, certo il sindaco è di Fratelli d'Italia, la spartizione dei pani e dei pesci, in questo caso FSC, è stato fatto dal governo in carica con la Meloni, compagnia bella, e quindi molti soldi sono andati a Comiso, più che giusti, attenzione, 20 milioni per questo benedetto cargo, che tra l'altro ci dobbiamo rendere conto e sarà poco efficiente, ma anche perché alla fine, quando magari arrivasse qualcosa a Comiso, che poi diciamo come base, come piattaforma per poterla distribuire, non ci dimentichiamo che a parte i 2-3 chilometri che ora verranno anche migliorati, ma se deve andare ad Agrigento ci sono 150 chilometri che sono un film, lo stesso per Caltanissetta, lo stesso per Caltagirone, insomma diciamo che tu impieghi un'ora per arrivare da Milano a Comiso, poi però
ci vuole un mare di tempo per distribuire questi prodotti, e poi hanno un costo. Va bene, i 20 milioni, inutili, ma si è convinto, chiaramente deve tacitare qualcuno, il sindaco ha detto una volta, e se lo vogliono fare lo fanno, che sono di loro, non serve a niente e non ci possiamo dire di no. Gli altri soldi sono utilizzati, c'è un prurito qua, sono utilizzati per, dicono, per migliorare il parcheggio degli aerei, forse mettere un altro gate, allungare la pista, ma non ce n'è assolutamente bisogno, quella diciamo di la taxiway, ma non ce n'è assolutamente bisogno per tutti gli aerei che arrivano, ti immagini, quindi un altro gate, e poi altri soldi vanno dalla provincia per migliorare quei 4-5 chilometri di trasferimenti, ma di collegamenti, ma è giusto che sia così perché è da una vita che ci vanno dietro. Tutto questo escluso però parlare di incremento dei passeggeri, che in estate c'è un po' di movimento, attenzione, ma appena finisce la summer torniamo ad essere un aeroporto praticamente disabitato, come è successo in inverno, vi ricordate, un volo al giorno, il bar chiuso, tutte queste cose qua. Per far crescere l'aeroporto ci vuole purtroppo gli investimenti anche sulla promozione delle rotte. Come fanno a Trapani, come hanno fatto a Reggio Calabria? A proposito di Trapani, anche a Trapani hanno dato dei soldi, circa 16 milioni, ma di cargo a Trapani manco se lo sognano, perché a Trapani vogliono i passeggeri e i sospetti, noi invece siamo un po' sciocchi, e anche chi gli va dietro è sciocco, eh? Anche gli amministratori che sono convinti, ma perché a Trapani nessuno parla di cargo? Tanto per dire, già sai, stanno facendo un'area a Palermo di 1000 metri quadrati, a Palermo, noi è come se vogliamo fare mezza base USA, vabbè. E quindi a Trapani hanno dato circa 16 milioni, servono per migliorare il trasporto dei bagagli, sono tutta una serie di cose utilissime, anche utilissime a Ragusa, a come se, ma come se i passeggeri non se ne parla. Probabilmente abbiamo fatto un errore. A proposito, oggi dopo il nostro telegiornale parleremo del liceo di Ragusa, quello aeronautico, e c'è la preside, un professore, e ci spiegherà che potrebbe crescere molto. Cosa abbiamo fatto di errore allora quando si fece il bando? Abbiamo permesso di partecipare anche a quelle realtà troppo vicine. Bisognava mettere un paletto, se almeno non sei a 150 km, da Comiso non puoi partecipare al bando, perché un aeroporto a meno di 60 km, come è accaduto, è chiaro che soffre del problema della concorrenza, e lo stiamo vivendo. Quindi lo strano caso dell'aeroporto di Comiso, gli diamo soldi ma non per fare i passeggeri. Un'altra cosa importante ce la scrive l'amico Paolo Crocifisso, che è il nostro agente a Lavana, il nostro agente all'aeroporto di Como. Ci ha mandato uno scontrino. Cos'è questo scontrino? Questo scontrino fa vedere che hanno aumentato il costo del posteggio da 2 euro e qualche cosa a 3 euro, mi pare esagerato. Uno arriva, vedete qua, dalle 11.43 alle 12.03, quindi 20 minuti 3 euro. Cioè, mi pare che davvero loro vogliono venire a succhiare il sangue a tutti quelli che vengono all'aeroporto e ci vanno anche sotto certi punti di vista costretti, e non vogliono però mettere un dito all'acqua calda. Pagate qua, pagate là, ma incentivare niente. Ora i tassisti, in questo caso Paolo Crocifisso, hanno scritto a Catania, hanno chiesto un incontro, tutti i tassisti, per lamentarsi di questi posteggi che sono naturalmente esagerati. Detto questo, chiudiamo la pagina dell'aeroporto. Ringrazio Paolo quando ci manda queste cose, poi ci sono gli avvocati impegnati, vediamo se Catania cede. Parliamo invece del futuro. Allora, sui fondi di questi qua FSC, che sono fondi di sviluppo e coesione, l'intervento di Cateno De Luca oggi è stato, come posso dire, dilaniante, perché ha detto che è una vergogna, si sono spartuti i soldi, o meglio, li sono spartuti addirittura per comprare i voti,
che si è trattato a tutti gli effetti di uno scambio di voti, perché sono stati dati a chi interessava loro fondi proprio in cambio di consensi. E beh, questo è il momento in cui è arrivato il camper. Magari se andiamo avanti possiamo anche vedere l'intervento di Cateno. Ecco, c'erano i rappresentanti della provincia, il nuovo entrato, con lui parleremo, Massimo Iannucci, che è entrato da poco a far parte del partito, lo vedete in questo momento, salutato da Saverio Buscemi, e poi l'intervento del leader di Cateno De Luca, che ha detto una cosa importante. Allora, dobbiamo combattere per il futuro, perché questa masnada di governanti è, a noi fa più male che bene. Ci sono troppi inciuci, ci sono troppi imbrogli, e lo si dimostra anche in questa operazione dei fondi di coesione, che praticamente sono fondi che dovevano arrivare a noi in un certo modo, ma poi se li sono divisi loro, scegliendo gli amici e compagnia bella. E quindi Cateno dice: questo non è il problema, che arriviamo a 2 milioni di voti, il problema è che noi dobbiamo far capire che ci siamo comunque passati alla realtà delle elezioni regionali per essere credibili per il futuro. Quindi è come se fosse un referendum sulla vita futura di questo movimento, con Cateno De Luca che potrebbe anche fare questo grande progetto della presidenza della regione. E sentendo le sue cose è chiaro che ha ragione, ma una coalizione forte potrebbe essere fatta già da dopo le elezioni, e lavorare per scardinare questo governo che secondo me non ci ha certo emozionati. Abbiamo fatto una breve intervista a Cateno De Luca, sentiamo. Qui si potrebbe parlare di tutto e di più, da quello che è l'aeroporto, a quello che è il sistema della sanità, a quello che è il collegamento, che naturalmente limita e rende ancora più paradossale questi soldi per il ponte sullo stretto di Messina. Dico, facciamo prima la rete per arrivare a questo presunto ponte e poi ne parliamo, invece dicono di no, prima facciamo il ponte, perché poi con il ponte saremo costretti a fare il resto non si è fatto mai, figurateci con il ponte che rapinano i soldi per fare invece le infrastrutture di cui parliamo. Si è parlato di fondi FSC, si è parlato anche in città del Comune di Ragusa, che è stato fortemente penalizzato, voi siete in amministrazione comunale, non so se su questo ha un commento da fare. Nulla di nuovo sotto il sole, vuol dire che chi amministra la comunità in questo momento non rientra in certe grazie, o possibilmente non si sarà comportato bene e quindi gli hanno applicato la purghetta, l'olio di ricino, che comunque ormai con il governo Meloni e con l'ologramma Schifani si applica in via generalizzata. E quindi il futuro, caro Cateno De Luca, con questa coalizione che guardava la regione, è a rischio, perché ci vogliono presupposti precisi. Non dobbiamo mischiare il destino di Cateno De Luca con un progetto. Io parlo di me, ma ovviamente sul Chiama Nord rimane sempre dell'idea che si deve creare un'area alternativa a questo sistema politico mafioso. Che poi Cateno De Luca non sarà il leader di questa coalizione, non metto in discussione la nostra posizione, ma è ovvio che la mia personale posizione ha un valore se Sud Chiama Nord riesce ad avere la fiducia dei siciliani per quell'obiettivo. Diversamente non ho mai chiesto regalo a nessuno e non ne accetterei mai, ma non tradirei comunque la mia posizione di essere alternativo a questo centrodestra. Banca Agricola Popolare di Ragusa, una storia orientata al futuro.
Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it. Esattamente un anno fa, il 29 maggio del 2023, il sindaco Cassì veniva rieletto, possiamo dire a furor di popolo, in considerazione del 63% che appunto ha coronato la sua rielezione. Sempre, ecco che qui stiamo tornando indietro di un anno, ai festeggiamenti e al comitato di Cassì in occasione della sua rielezione. Cosa è cambiato da allora? Perché dopo un anno uno può fare dei bilanci. Diciamo che in fin dei conti la città non è che ha avuto grossi sommovimenti, è andata avanti anche perché appunto si trattava di una rielezione e quindi una certa continuità amministrativa. D'altronde questo era stato proprio il claim del sindaco, quindi datemi di nuovo un fiducia perché devo portare a termine tutte le varie attività che in questi primi anni di sindacatura, nei primi 5 anni, ho cercato di mettere in campo. Il dato politico, diciamo che in questo caso fu il fatto che era una coalizione, perché vi erano tutta una serie di liste civiche, che ha portato anche alla composizione della nuova giunta Cassì, questa Cassì 2, che appunto è fatto con nuovi assessori. Alcuni di questi appunto hanno cercato di mettersi in luce con più alterne fortune, dall'assessore Massari all'assessore ai centri storici Gurrieri. Ma cosa veramente possiamo dire dopo un anno? Qui la situazione è che ancora secondo me la città aspetta che si concretizzino tutte le varie attività, soprattutto in termini di infrastrutture, perché l'attività del sindaco in questi 6 anni ormai di sindacatura si è tutta focalizzata sul reperimento delle risorse o dal PNRR o dai fondi europei o da altri fondi regionali per cercare di rilanciare il settore dei lavori pubblici, delle infrastrutture. Molte sono ancora in itinere e recentemente ne abbiamo vista una che è appunto l'inaugurazione dello scalo, del parco dello scalo merci, che anche se è ancora appunto nemmeno a metà dell'opera di tutta questa operazione che vuole fare la riqualificazione dello scalo merci. Le altre sono tutte in itinere, stanno tutti lavorando a partire dal teatro e ad altre. Questo sotto il profilo appunto ha fatto sì che il sindaco si vanti ancora oggi in un post che è la migliore stazione appaltante, quella del comune di Ragusa. Però a mio modestissimo avviso devo dire la verità che non è solo un'attività amministrativa, non è solo quella di riuscire a reperire risorse e fare appalti per opere pubbliche, dove la città è carente sotto altri profili. Basti pensare al settore del turismo, su cui il sindaco ha avvocato a sé la delega e che ancora è in una fase di vedremo, faremo, diremo, stiamo cercando di fare, eccetera, dopo 6 anni, o anche al settore della cultura e tanti altri settori della città che secondo me scontano un ritardo su quelle che sono le politiche dell'amministrazione.
amministrazione. Però non si può mai criticare il sindaco, perché il sindaco e il suo comunicatore, appena ricevono delle critiche, certe volte hanno anche delle reazioni un attimo scomposte, come quella di oggi, perché il sindaco in un post su Facebook ha duramente criticato quelle opposizioni e i partiti politici che lo hanno evidenziato come nella distribuzione dei fondi che derivano dall'accordo fatto tra lo Stato e la Regione lunedì a Palermo, il comune di Ragusa abbia solamente preso 2 milioni e 7 per due opere che sono appunto il completamento. Bene, allora ci saranno altri appuntamenti. Noi abbiamo già previsto per dopodomani un incontro con Forza Italia, venerdì ci saranno quelli di Stati Uniti d'Europa che tornano a parlare qui in studio. Insomma, sulle europee ancora abbiamo tanto da dire, mancano due settimane e ci saremo certamente. Allora, questi fondi di sviluppo e coesione hanno scatenato una grande polemica. Allora, diciamo prima di tutto la questione delle cifre che sono arrivate a Ragusa. Ragusa città, dice, ma gli altri, come se avete visto, si ci sono fatti i bagni, ma c'era l'aeroporto. Diceva, sai, ma l'aeroporto è di tutto il territorio, quando ci conviene è di tutto il territorio, quando non ci conviene è di Gomiso e basta, noi non ci dobbiamo mettere mano perché è di Gomiso, come dice spesso il sindaco, che chiaramente non sbaglia mai. A proposito di sbagliare il sindaco, allora è arrivato il comunicato di Peppe Calabrese, che dice, vedi sindaco, il fatto che tu decidi di essere fuori dai partiti perché non vuoi stare con nessuno, causa questo, che ha più di quei 2 milioni per il teatro. Però io mi dico, ma quello non era una cosa che dovevamo fare noi? Abbiamo chiesto i fondi di sviluppo e coesione. È vero che il comune di Ragusa è la migliore stazione appaltante perché è riuscita a prendere soldi per tante cose, molte inutili, che ne potevamo fare a meno, non c'è dubbio, avremmo potuto risolvere tanti altri problemi, ma poi questo è soggettivo. Se io invito qua il sindaco, mi dice che arrivare fino a Playa Grande con la bicicletta è essenziale, non so, per mia potevamo fare tante altre cose interessanti. Quindi dice Calabrese che questa coppa deve cambiare, o fa politica oppure fa il civismo e non si lamenta. Il sindaco ha risposto, e qua mi lamento io, che già gliel'ho detto, o il sindaco impara a utilizzare i mezzi, dice no, io comunicati stampa non ne mando. Chi lo deve scrivere il comunicato stampa? Lo manda il comune o lo manda il portavoce? E questo è un suo problema. Può far dire all'addetto stampa del comune questa cosa che ha scritto sul suo post? Ma io purtroppo questo non lo leggo, perché io i post non gli ho messo il like. Gli hanno messo il like tutti quelli che sono, come posso dire, simpatizzanti. Ma la critica non viene dai simpatizzanti, viene da quelli che naturalmente la pensano in un altro modo. Allora perché non mi fai un comunicato stampa in cui dici il sindaco di Ragusa rigetta le accuse e tutto? Perché non lo dici anche a Rossana Caruso, che ha scritto la stessa cosa? Tutto qua, tutti questi fondi PSC, tutto qua. Allora devo dire che sta accadendo qualcosa che è difficile da capire, anche questo passaggio, ora ne parlerà l'amico Peppe Lizio, quest'ultimo passaggio che non era della maggioranza, questo il Podimani che passa nel gruppo misto, c'è un po' di confusione. E pensate, è passato solo un anno, oggi ricorre un anno dalla elezione del sindaco. Il sindaco oggi mi ha detto, ah, ma ce l'avete sempre con me? E ci dico, così è la vita, perché purtroppo è così. O fai, che ti posso dire, fai in modo che nessuno parli di te perché sei così buono, simpatico, te li fai tutti amici, oppure questa è la vita, non si può fare niente, purtroppo è così. E dice, vengo a parlare. Sì, ma se vieni a parlare non è come le altre volte in campagna elettorale, quando eri pagavi e quindi stavi tranquillo e nessuno ti attaccava. Se vieni qua non sarà più la stessa cosa. Ora sentiamo l'amico Peppe Lizio.
Esattamente un anno fa, il 29 maggio del 2023, il sindaco Cassì veniva rieletto, possiamo dire a furor di popolo, in considerazione del 63% che appunto ha coronato la sua rielezione. Sempre, ecco che qui stiamo tornando indietro di un anno, ai festeggiamenti al comitato di Cassì in occasione della sua rielezione. Cosa è cambiato da allora? Perché dopo un anno uno può fare dei bilanci. Beh, diciamo che in fin dei conti la città non è che ha avuto grossi sommovimenti, è andata avanti anche perché appunto si trattava di una rielezione e quindi una certa continuità amministrativa. D'altronde questo era stato proprio il claim del sindaco, quindi datemi di nuovo un fiducia perché devo portare a termine tutte le varie attività che in questi primi anni di sindacatura, nei primi 5 anni, ho cercato di mettere in campo. Il dato politico, diciamo che in questo caso fu il fatto che era una coalizione, perché vi erano tutta una serie di liste civiche, che ha portato anche alla composizione della nuova giunta Cassì, questa Cassì 2, che appunto è fatto con nuovi assessori. Alcuni di questi appunto hanno cercato di mettersi in luce con più alterne fortune, dall'assessore Massari all'assessore ai centri storici Gurrieri. Ma cosa veramente possiamo dire dopo un anno? Qui la situazione è che ancora secondo me la città aspetta che si concretizzino tutte le varie attività, soprattutto in termini di infrastrutture, perché l'attività del sindaco in questi 6 anni ormai sindacatura si è tutta focalizzata sul reperimento delle risorse o dal PNRR o dai fondi europei o da altri fondi regionali per cercare di rilanciare il settore dei lavori pubblici, delle infrastrutture. Molte sono ancora in itiner e recentemente ne abbiamo vista una che è appunto l'inaugurazione del parco dello scalo merci, che anche se ancora appunto è nemmeno a metà dell'opera di tutta questa operazione che vuole fare la riqualificazione dello scalo merci. Le altre sono tutte in itiner, stanno tutti lavorando a partire dal teatro e ad altre. Questo sotto il profilo appunto ha fatto sì che il sindaco si vanti ancora oggi in un post che è la migliore stazione appaltante, quella del comune di Ragusa. Però a mio modestissimo avviso devo dire la verità che non è solo un'attività amministrativa, non è solo quella di riuscire a reperire risorse e fare appalti per opere pubbliche, dove la città è carente sotto altri profili. Basti pensare al settore del turismo, su cui il sindaco ha avvocato a sé la delega e che ancora è in una fase di vedremo, faremo, diremo, stiamo cercando di fare, eccetera, dopo 6 anni, o anche al settore della cultura e tanti altri settori della città che secondo me scontano un ritardo su quelle che sono le politiche dell'amministrazione. Però non si può mai criticare il sindaco, perché il sindaco e il suo comunicatore appena ricevono delle critiche certe volte hanno anche delle reazioni un attimo scomposte, come quella di oggi, perché il sindaco in un post su Facebook ha duramente criticato quelle opposizioni e i partiti politici che lo hanno evidenziato come nella distribuzione dei fondi che derivano dall'accordo fatto tra lo Stato e la Regione a Palermo, il comune di Ragusa abbia solamente preso 2 milioni e 7 per 2 opere che sono appunto il completamento del teatro e il foro Boari. Il sindaco questo lo ha preso come un qualcosa di lesa maestà e ha detto che non si può criticare, perché non è giusto criticare una città che è una delle migliori stazioni appaltanti e che tanti fondi è riuscita a intercettare, che tanti fondi appunto ha cercato di mettere a terra a Ragusa.
Ma c'è un dato politico anche in questo anno, perché la maggioranza di 17 consiglieri che era scaturita dalle elezioni di un anno fa, oggi ha delle fibrillazioni in consiglio comunale, perché sappiamo benissimo che tre consiglieri comunali, che pur formalmente facendo parte ancora della maggioranza, che sono Zagami, Bernardo e la vicepresidente, qui abbiamo alle spalle Zagami, e appunto pur formalmente facendo parte della maggioranza, però con i loro atti, con le loro dichiarazioni e con i loro comportamenti si atteggiano a consiglieri di opposizione. Oggi l'opposizione, tra le altre cose, ha visto anche in Consiglio Comunale il passaggio del consigliere Giuseppe Podimani, eletto nella lista civica di Generazione, al gruppo misto. In un comunicato stampa si spiegano le ragioni hanno portato il consigliere Podimani a lasciare il gruppo di Generazione e andare nel misto. Quindi dopo un anno questo bilancio è un bilancio che a sentire il sindaco è sempre bellissimo, tutto va benissimo, però è ovvio che poi Ragusa sicuramente ha delle criticità, e lo dimostrano anche le classifiche che abbiamo avuto lunedì del Sole 24 Ore. Ora le classifiche appunto hanno sempre il peso che hanno, però danno la misura di come non tutto è perfetto, non tutto è giusto, e qualche situazione secondo me il sindaco dovrebbe avere l'umiltà, la capacità di dire che qualche volta qualcosa non funziona in questa città. Non è che non vogliamo dire che tutto non funziona, però vi sono dei settori che hanno ancora delle forti criticità e su cui bisognerà in questi ulteriori anni di sindacatura intervenire. Un po' di umiltà non è perché si è ottenuto il 63%, che se poi bisogna sempre ricordare che quel 63% deriva anche dal 59% che dei ragusani che sono andati a votare. Quindi ecco che bisogna fare sempre le debite proporzioni. Però ecco quello che possiamo dire ad un anno dalla elezione del sindaco Cassì, che sicuramente cose sono state fatte, ma tanto altro ancora c'è da fare. Alla prossima puntata. Pietro, Giorgio, la merenda! C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti. Ok, allora un anno intero passato con l'amico sindaco Peppe Cassì, che come tutti sanno allora prese il 63% delle simpatie, ma perché probabilmente era proprio questo, che gli altri non erano simpatici, no? Uno dice che io non sono simpatici e vediamo questo che è simpatico, un bravo ragazzo, ha tutta un'immagine di media nobiltà, radical chic, insomma è un personaggio di peso, buono, grande sportivo, quindi è stato più simpatico di altri. Ora bisogna vedere nel futuro come succede, cosa succede. Ora per esempio c'è Direzione Ragusa, che è il suo movimento, che dovrebbe essere un movimento politico, che appunto ha detto come vi permettete di attaccare il povero sindaco. Allora io sarei dell'idea di fare un discorso molto
duro, ma lo faremo certamente, su quella che è la Ragusa culturale, no? Perché abbiamo visto che per la stagione estiva, che poi non è solo estiva, abbiamo investito qualcosa come 380.000 euro, poi tricche ballacche 400.000 euro. Ma se calcoliamo che l'anno scorso ne abbiamo spesi la stessa cifra e l'anno prima la stessa cifra, cioè noi ogni anno spendiamo 300.000-400.000 euro per fare quello che viene chiamato l'effimero, perché non c'è nulla di vero, di creato in modo interessante, escluso alcune cose che già ormai sono radicate, che ti posso dire... anche Ragusani nel mondo, che io non amo molto, ma comunque 34 edizioni tutto volume, tutte queste cose più o meno hanno un senso. Non mi piacciono quelli che sono quelli che scendono dal nord, vengono qua due giorni, arraffano quello che c'è da arraffare, ti lascio, arraffano dal punto di vista economico, nel senso che drenano dal punto di vista economico contributi di ditte, perché c'erano qualcuno qua che si mette davanti, personaggi importanti della nostra città, e fanno questa manifestazione che dura due giorni, fatta con due cene, e ci portano delle sedie che sono state fatte e sono sempre lì, mettono un tavolo, che ti posso dire, a Palazzo Cosentini, quest'anno non so dove le mettono, e però sono 20 milioni, 20 mila euro, scusate. 20, poi si lamenta D'Angelo, noi ci hanno, poi si lamentano tutti gli altri, quelli che ricevono molto meno fondi, perché non c'è una politica culturale reale, cioè non si è in grado di scegliere effettivamente le cose che vogliamo fare con il progetto che vogliamo fare. Io ho sentito, sono venuti artisti, no, questo però non è un amico nostro, qui ce l'abbiamo soldi, meglio fare un'altra cosa dove abbiamo. Ma questa cosa del barocco, neobarocco, devo dire, è davvero una cosa senza limiti. Io, se fossi il sindaco, no, ma è bellissima, viene da Milano. Allora, parliamo invece di agricoltura, dove ci sarebbe davvero da arrabbiarsi. Continuano le proteste degli agricoltori, ma c'è ben poco da fare. La siccità è paurosa. Noi cercheremo domani di avere anche un intervento di un tecnico sul discorso della siccità, che però per fortuna tocca meno il nostro territorio. Questa è una cosa, tocca meno, almeno per ora, forse ancora un altro anno riusciamo ad andare avanti, ma se davvero andiamo come sta accadendo in altri posti della Sicilia, là sono arrivati non alla frutta, sono arrivati alla frutta secca, proprio alla frutta secca. Quindi è chiaro che sono grossi problemi e bisognerebbe intervenire con i contributi e bisognerebbe aiutare questi agricoltori per comprare tante cose e per produrre in modo adeguato per poter vendere ai mercati. Ma noi oggi parliamo di mercati e vi porto a Vittoria, perché si è accesa una piccola polemica fra i commissionari e il sindaco Aiello. In pratica sono arrivati circa 4 milioni che sono stati recuperati dopo che, a quanto pare, nel passato il sindaco Aiello aveva trovato dei motivi per non portare avanti questa pratica. Ora sono arrivati e serviranno per migliorare le tettoie, l'ombra, insomma. Pippo Zarba, presidente dei concessionari, rappresentante dei commissionari del mercato di Vittoria, ci spiega questi soldi a che servono e qual era la polemica con Aiello. Sentiamo. I soldi che arriveranno, praticamente c'è un bando per una gara d'appalto, servono per finanziare il rifacimento dei tetti, perché come ben sai dalle cronache i nostri tetti dei box sono di colabrod, perché purtroppo non c'è stata dall'86 non viene fatta la manutenzione, dunque sono ancora brodo, quando piove noi abbiamo l'acqua dentro, e il rifacimento dell'asfalto, perché anche il manto stradale praticamente è un campo di patate.
Detto questo, dovevano servire anche per allungare le pensiline e darci altri 12 metri di ombra per la copertura della merce che viene esposta fuori. Però purtroppo la guerra ha portato un aumento di costi, dunque c'è il rischio di perdere i fondi, allora ci siamo accontentati tanto di aggiustare i tetti e l'asfalto, che erano le cose necessarie, e poi faremo un appendice per cercare di scolare i soldi per fare le pensiline sul secondo tempo. Ah, io non ce l'ho con nessuno, fondamentalmente il sindaco Aiello ce l'ha con me, la differenza è questa. Il problema è che il sindaco Aiello ha abbandonato questo progetto, questo finanziamento, non si capisce il motivo, perché se si arrivano 4 milioni dagli episcopatesi o dalla regione Sicilia, anche se ho di un modello diverso, te li prendi, li incassi e fai tesoreria nel mercato della società, che però se punta il diamante è la faccia trasformata. Il problema è che lui con una nota ha deciso di non occuparsi di questo finanziamento, perché questo dovrei chiedere a lui il motivo, perché la nota è ben esplicita, lui dice che praticamente si interloquire con la nota 202, protocollo 202 del 20 marzo 2023 di risposta agli affari generali, dove indica praticamente di interloquire con il governo regionale e con il signor Civile, che è il destinatario del finanziamento. Dunque, bisognerebbe capire, ma questo non lo posso spiegare io, te lo dovrà spiegare lui, lo dovrà spiegare soprattutto alla città e ai produttori, perché ha abbandonato un finanziamento così importante. Perfetto, quindi miglioriamo i servizi all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, che vi ricordo è uno dei principali del sud, lo dicono gli altri o no, ma da fondi in giù pare che il mercato di Vittoria sia davvero il più grande, il più fornito, che distribuisce centinaia di camion, ogni giorno partono centinaia di camion, vanno da Vittoria, e anche lì il problema, famoso discorso del ponte, no? Diceva un trasportatore, io parto da Vittoria, ma già Vittoria è vicino, parto da Vittoria, impiego tre ore e mezza per arrivare a Messina, perché attenzione, parliamo di un camion, mica una macchina, c'è l'autostrada, è interrotta, poi fai la circonvallazione di Catania, c'è casino, pidi l'autostrada, esce l'autostrada, arriva all'imbarco e hai perso 3 ore e mezza. Poi però perdi mezz'ora per attraversare l'altra parte. Quindi che cosa accade? Che riduciamo quella mezz'ora. Cioè noi sul ponte, che ci sono molte questioni, ora addirittura l'università dice non si deve fare, e qua sta diventando una presa di posizione, non vorrei che facciamo come la guerra, facciamo la guerra tanto per presa di posizione, facciamo il ponte tanto per presa di posizione, perché se noi risparmiamo 50 minuti, cioè risparmiamo invece di mezz'ora l'attraversiamo in 30, perché attenzione bisogna fare il giro, comunque in 20 minuti pagando lo stesso, cosa abbiamo accorciato 20 minuti, arrivare a Milano è quello meno 20 minuti. Se invece facessimo tutte le strade che ci servono in Sicilia, tutte autostrade, tutti i treni che ci servono, allora sì che risparmieremmo un'ora, un'ora e mezza, e quella mezz'ora ci può sempre servire per andare in bagno, fare la pipì, mangiarsi l'arancina e tante cose. A proposito di prodotti, come migliorare questa produzione, e ci sono degli interventi che sono tecnici, che sono, come posso dire, dettati dalla ricerca scientifica, che però si mantiene sempre nel naturale, nel bio, questo è l'importante. C'è stato questo convegno alla sala dell'Avis e lì si è parlato proprio di migliorare la produzione facendo degli interventi nell'ambito del bio, quindi senza utilizzare agenti esterni, e migliorare di molto la produzione di tante cose, e ora sentirete che cosa ci dicono in questo servizio. Vediamo. I biostimolanti in agricoltura, ma soprattutto in sericoltura, sono dei prodotti già utilizzati da tempo, ma che sempre danno nuove soluzioni. L'industria produce
nuovi preparati che però vanno validati, vanno testati. L'esperienza di oggi, i risultati di queste prove servono a validare e dimostrano che l'utilizzo di questi prodotti veramente aumenta le rese, ma soprattutto la qualità salutistica, funzionale dei nostri prodotti. I mercati cercano nuovi prodotti da questo punto di vista, l'utilizzo dei biostimolanti è una tecnica importante, coniugare esperienza, modalità applicative, ma soprattutto una visione salutistica non farà altro che portare benefici al consumatore finale. Il progetto che ho coordinato, o un progetto che riguarda le sostanze naturali e i microrganismi benefici in orticoltura, è un progetto finanziato dalla Regione Sicilia che ha visto la partecipazione di numerosi partner pubblici e privati, in particolare produttori di pomodoro, agronomi, professionisti, ma anche università, la mia università, Università di Studi della Tuscia con il mio gruppo e l'Università di Napoli Federico II. L'obiettivo principale è stato proprio quello di comprendere come questi mezzi tecnici che noi chiamiamo biostimolanti possano migliorare le performance produttive e qualitative del pomodoro sotto serra. Pomodoro sotto serra che sempre più soggetto a condizioni di stress che possono essere stress di origine edafico, salinizzazione dei terreni, ma possono essere anche stress ambientali, sbalzi termici. Ricordiamoci che maggior parte delle serre sono serre non climatizzate, quindi risentono in maniera importante anche dei mutamenti climatici in atto. Ma un altro target importante riguarda proprio la possibilità di aumentare il valore nutraceutico del prodotto, quindi dare un valore aggiunto a questo pomodoro. Un pomodoro quindi che non solo viene utilizzato nell'alimentazione per nutrire l'essere umano, ma anche per potenziare quelle che sono appunto le difese del nostro organismo nei confronti degli stress. E allora ecco che nel progetto abbiamo approfondito, al di là appunto degli aspetti produttivi connessi all'applicazione di questi biostimolanti, anche i risvolti su quelle che sono le componenti cosiddette nutraceutiche, i composti bioattivi funzionali benefici per la salute umana. E su quali composti ci siamo concentrati? Ci siamo concentrati prevalentemente su alcuni composti chiave, quali ad esempio licopene, il licopene che è un carotenoide lipofilo con un'attività antiossidante, un composto che ha delle proprietà riconosciute in termini di riduzione del rischio di incidenza di importanti patologie, e allora ecco che abbiamo riscontrato che alcuni biostimolanti erano in grado di aumentare il contenuto di licopene nel frutto e quindi dare un valore aggiunto a questo prodotto. Un pomodoro quindi che possiamo immettere sul mercato come un pomodoro di qualità superiore e quindi ottenere appunto nel mercato un riconoscimento economico appunto sul prezzo del prodotto e soprattutto un riconoscimento del prodotto stesso, quindi non abbiamo più un pomodoro generico, ma abbiamo un pomodoro cosiddetto nutraceutico, quindi un prodotto funzionale. L'incontro di oggi sostanze naturali e microrganismi si inserisce all'interno del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Siciliana, dal PSR, dal Piano di Sviluppo Rurale, nell'ambito della misura 16.1. È stata un'iniziativa che oggi si conclude con la presentazione dei risultati, dove sono stati appunto resi noti i risultati di un biennio di sperimentazione sull'applicazione di biostimolanti microbici e non microbici. I biostimolanti rappresentano dei nuovi mezzi tecnici che oggi risultano essere disciplinati dalla normativa comunitaria e consentono di raggiungere dei risultati produttivi sia in termini di quantità che di qualità nel rispetto dell'ambiente. Per cui l'attività di ricerca che abbiamo fatto nell'ambito di questo gruppo operativo che ha messo assieme produttori, aziende, ricercatori, il mondo delle imprese, ha dato sicuramente un impulso molto favorevole all'implementazione dell'utilizzo di queste sostanze naturali di origine microbica e non microbica all'interno del settore dell'agricoltura.
e più nello specifico nel settore dell'orticoltura protetta, dove all'interno di questo territorio in cui ci troviamo, nella provincia di Ragusa, è un settore strategico che contribuisce in modo determinante al PIL agricolo della provincia, ma anche più in generale dell'intera regione siciliana. Oggi è stata una giornata molto interessante perché si parlava di un mezzo tecnico ormai consolidato nell'ambito dell'orticoltura e l'agricoltura mediterranea, che è l'uso dei biostimolanti. I biostimolanti sono delle sostanze o dei microorganismi che hanno l'obiettivo di aumentare la resa e la qualità dei prodotti, incrementare l'efficienza d'uso delle risorse, soprattutto l'azoto e il fosforo, ma anche incrementare la tolleranza a diversi stress abiotici. Oggi è stata una giornata molto interessante perché abbiamo visto l'importanza dell'uso dei biostimolanti a 360 gradi e le cose più importanti in termini di quali biostimolanti dobbiamo usare, quando dobbiamo applicare questi biostimolanti e come applicarli. È stata fatta anche una tavola rotonda alla fine della giornata, dove è stato un confronto fra l'industria, i tecnici, il mondo accademico e anche l'agricoltore, dove abbiamo visto come è molto importante individuare una combinazione fra il biostimolante, la specie che dobbiamo utilizzare e l'ambiente di coltivazione. C'è ancora tanto da fare, ma è molto importante l'interazione fra l'accademia, l'agricoltore e i tecnici. Avete visto, dunque, la tecnologia ci permette di fare cose importantissime. In qualche modo anche la tecnologia e la ricerca ci permette di realizzare, no, non in laboratorio fortunatamente, ma nel terreno, i tartufi. Che voi sapete, tutti sanno che il tartufo si cerca col cane di tartufo, se costa un male di soldi. Ora c'è anche la possibilità di in qualche modo riprodurli, cioè seminarli. È possibile che sono dei tuberi, quindi o qualcosa del genere, non sono bravo, e quindi poi andarli a raccogliere. Se ne parlerà da sabato a domenica alla prima fiera mercato sul tartufo siciliano, che si fa a Chiaramonte Gulfi. Molto molto interessante. Poi il tartufo è buono, non costa quanto quello del nord, diciamo, dell'Umbria, e però vi assicuro che è buono. Detto questo, vi lascio con Gianni Papa che parla di teatro. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima edizione. Ciao a tutti. I soldi dei nostri 10 minuti stasera hanno, lo vedete, lo conoscete benissimo, Massimo Leggio. L'avevamo visto l'ultima volta quando lui bucava lo schermo con Macari. Certo. Ora invece ne parliamo come anima di Casa Matta, per un lavoro che poi vedete alle vostre spalle, vedete l'immagine, che è stato il lavoro di straordinario, l'unica definizione è questa, straordinario a conclusione della stagione. Grazie. Allora Massimo, com'è andata? Cos'è la seconda o la terza? Questa era la terza stagione. Com'è andato Casa Matta? Questa 3. Stagione, devo dire, sempre in crescita, è stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di pubblico, Casa Matta cresce, è un'associazione culturale, quindi abbiamo tanti soci. È andata benissimo, abbiamo persino azzardato questo spettacolo che vedete qui alle spalle, il caso di Alessandro e Maria di Gaber, di non fare le solite 3 date ma di farne 6, abbiamo riempite. C'è forza di riempire, era un lavoro così spesso. Sì, era molto, molto intenso. E poi lavorare con Evelyn per me è stato un grande stimolo, con Carlo Ferreri. Poi diretto ovviamente. Da Carlo. Sì, è stata una bellissima esperienza, quindi riuscire... Sono stato contento di avere raggiunto un piccolo obiettivo, cioè quello di proporre alla città diverse cose, sempre proposte professionali, belle cose. Abbiamo avuto Alfio Antico con Amedeo Ronga, che è un contrabbassista a livello internazionale, abbiamo avuto Andrea Tidona, abbiamo avuto Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo,
che per tanti anni hanno lavorato con Enrico Guarneri, che adesso da soli girano l'Italia, fanno un sacco di spettacoli, attori navigati. Quindi avete avuto la solita offerta ad ampio spettro. Sì, ad ampio spettro, per offrire alla città tante cose, cercando di mantenere sempre un livello di professionalità. Perfetto. Garantito. Ora, prima che me lo dimentico, poi parleremo di altro. La stagione è finita, ma ci sono ancora uno o due cose, mi pare. Sì, ancora, vabbè, ora abbiamo intanto questa collaborazione con Mister O, con l'associazione culturale Mister O, che si occupa di gialli, quindi nella persona di Andrea Traina, regista, attore, e Salvo Paternò, che insieme hanno costituito questa associazione che promuove delle cene con delitto, in questo caso nella versione teatrale, quindi abbiamo adattato l'immagine quella successiva. Esatto, Davide. Brindisi Rosso Sangue sarà il terzo appuntamento di questa trilogia e sarà l'8 e il 9 giugno, venite perché si fa l'esperienza di risolvere un caso. Okay. Con una serie di indizi, insomma, si può venire in squadra, si può giocare in squadra. Perfetto. Allora, al soldato che abbiamo dimostrato che siamo anche in grado di dimenticare il casteggio, però la natura è quella che poi alla fine risponda, non esatto, c'è niente da fare. Risbuca fuori. Allora, Casa Matta era stata un esperimento scommessa sicuramente. Sì. Dopo tre anni... Sicuramente essendo all'inizio del guado, per carità, sì. La scommessa ritieni che sia stata vinta o sia indirizzata nel binario giusto o ci sono, secondo te, ancora ci sono correzioni da apportare? Guarda, se pensassimo che tutto perfetto avremmo già sbagliato in partenza, per cui ci sono tante cose che si possono ancora assestare in termini proprio di offerta, anche di organizzazione interna della struttura, però da rilanciare. Io rilancerei per i prossimi tre anni e per altri tre ancora, perché secondo me invece riuscire a convogliare in un unico spazio tante cose diverse che sono tutte legate al mondo della formazione artistica. Certo. In qualche modo, perché adesso ci sono i laboratori per bambini, per ragazzi, per adulti. Tu hai fatto poi, hai diretto mi pare la Madonna delle Milizie. Ora questo è proprio stato un appuntamento di questo sabato scorso ed è andato benissimo, è stato un grande successo, sono molto contento, ho avuto una bella compagnia, una bella collaborazione, è stato molto bello. La gente non lo sa, non è così facile come pensate neppure in una città come Ragusa, con gli amici, avere certi personaggi, detto senza virgolette, perché con Massimo capita, è un appuntamento, è un'intervista che abbiamo, sì. È stata rinviata 3-4 volte. Per fortuna io sono, devo dire, molto serafico in questo, esatto. Non sono un tipo che si arrabbia. Prima o poi a passare peccato, così suol dire. Diciamo in francese dico je m'en fous, quindi sono messo qui, aspetto che sì, arriva, sì. Il usciume deve farlo passare, è passato, ma magari non passa. Però, Massimo, però, al di là, certo io sono buono ma non sono un santo, quindi lui stesso in certo momento dice vabbè, spero di no, cerco di non tirare troppo la corda e questa volta è riuscito a non tirarla. La mia domanda è un'altra. Assodato che io sono stato, anche se non assiduo, uno spettatore innamoratissimo di quello che ho visto, l'ho visto cambiare il pubblico in tre anni. Sì, 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 in effetti sì. Bella all'inizio domanda, ho fatto una domanda. No, hai fatto una domanda molto intelligente che mi dà la possibilità di... Che cerca di... No, che mi dà la possibilità di dire che in effetti il pubblico istintivamente, lo zoccolo duro è sempre formato da persone adulte, no, che sono quelle veramente interessate. Fermo, tu per adulto cosa intendi? Adulto intendo oltre anni, ecco, oltre una certa età. Ecco, è pericoloso questo. E devo dire che sono rimaste affezionate tutte le persone con le quali negli anni abbiamo avuto uno scambio proprio artistico. E invece cominciano ad esserci tanti giovani. E ci sono, è cambiato un po', nel senso prima c'erano soltanto una certa fascia, adesso ragazzi, anche forse saranno anche i laboratori, che magari poi io invito i ragazzi e dico ma venite con le famiglie. Io penso che non c'è, sia solo quello, io penso che in qualche modo sei riuscito a entrare, a penetrare in questo, sicuramente è abbastanza dura la corazza, no? Sì. Anche se devo dire, ed è un merito di tutti voi gli attori,
che negli ultimi 10 anni in particolare questa città ha un'offerta molto varia. Assolutamente sì. Infinitamente più ampia e varia di come fosse una volta. Assolutamente sì. E questo è un vantaggio di per sé. Sì, 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 sì. Poi sta il pubblico a scegliere, a decidere. Io ho sempre pensato che il teatro valga di per sé, se è fatto bene, poi qualunque cosa fai, qua ci vuole. Sì, 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 qualsiasi cosa. Puoi fare Ibsen, puoi fare García Lorca, puoi fare tutto quello che ti viene, puoi fare Fuente Una, oppure fare Miseria e Nobiltà, l'importante è che lo faccia bene. L'importante è farlo bene, non ci sono, non c'è teatro di serie A. Con convinzione e con professionalità. Esatto. Allora, e riguardo, hai portato qui molti attori sempre di sì. Domanda difficile, però vorrei una risposta breve. Hai visto una contemporanea crescita del parco da cui attingere Nostrano? Sì, ovviamente è molto lento, come molto attori, difficile, ovviamente. Sì. Però ci sono delle individualità che si stanno facendo, che stanno venendo fuori e che negli anni si impongono sempre di più, con maggiore consapevolezza, io lo vedo proprio. Non tutti riesco a coinvolgerli, io li vedo. Ora per esempio andrò a vedere lo spettacolo che farà Peppe Ferlito, Giuseppe Ferlito a scuola, col liceo classico, voglio vedere, mi ha detto ci sono dei ragazzi molto Peppe, bravi. Peppe è la sicurezza. Infatti era con me anche per le milizie, faceva l'antagonista Belcane. E quindi sono curioso di andare a vedere. E chissà che tanti di questi ragazzi, anche da Casamatta, stanno uscendo dei giovani attori che, invece, insomma, che possono continuare. Che curiosità mia personale, e c'è qualcuno che sta venendo fuori che non sia giovane? Però con una prospettiva di impegno teatrale un po' più ridotta, perché hanno già delle vite consolidate. Però sì, assolutamente sì. E come si fanno le cose? Se c'è entusiasmo, se c'è leggerezza. Anche i miei laboratori sono molto... ci dobbiamo divertire, non certo. Tutti sono lì. Bisogna perché divertirsi, in maniera assolutamente rigorosa dobbiamo portare a casa per forza uno spettacolo. I miei laboratori sono momenti di confronto, di scambio, di riflessione. È vero. Vanno fatti con leggerezza. Noi invece abbiamo circa un altro minuto e mezzo, perché siamo già a 9 minuti passati. Quindi abbiamo detto continua ancora con questi appuntamenti col giallo in cui lo spettatore viene coinvolto, quindi praticamente molto divertente questa interazione, lo spettatore diventa una detective. Parte un detective diventa una parte integrante assolutamente del spettacolo. E poi per il resto prossima stagione verrà a iniziare come sempre a ottobre. Hai già pensato a qualche cosa di particolare? Guarda, stiamo valutando proprio in questi giorni i testi che vorremmo fare noi, cioè quelli che vorrei fare io, che vorrebbe fare Carlo o altri, insomma, con i quali stiamo collaborando. Ovviamente i testi ospiti, gli spettacoli ospiti, stiamo vedendo quali sono. Io penso che da qui a un mesetto avremo una stagione, diciamo, fatta. Perfetto. Quindi avremo modo poi di parlarne. Allora, magari ci deve appuntamento a quando avremo il cartellone pressappoco pronto della prossima stagione. Esatto. Io ringrazio Massimo Leggio, vi ricordo che 8 e 9 avete questo brividi, questo sangue teatrale che sarà sparso, ma noi come spettatori saremo in grado non di farne spargere più o meno, ma di capire chi è, come chi è stato. Napoli, o malamente. Esatto. Napoli, poi si prende in giro, provate a farlo la sceneggiata, mica facile, sembra facile alla gente. Chi è stato? Lì bisogna scoprire chi è stato, come ha fatto e perché. E allora, assolutamente che lo risponda a 3 o 4 delle domande base. Massimo, grazie, complimenti. Grazie, diamoci appuntamento a quando sapremo qualcosa. Grazie. Allora, Massimo Leggio, Casamatta, grazie e buona grazie. Territorio non è solo cielo e terra. Un territorio è ciò che ogni pietra racconta
e ogni nuovo germoglio sogna. Un territorio è il risultato delle idee e dell'impegno di chi quel territorio lo vive e lo fa vivere, di chi ci tiene. E per noi gli Iblei sono tutti